Che rompi i coglioni che la gente ha la batteria? Ne che capita energia che con la batteria picchetti i coglioni che paghetti lì? Ne che rompi i coglioni che la va anche qui anzita a me, la rotta la mattina a me? Isto. Elio Paramatti, professione muratore. Anche a te, Arda, che tu mi hai dimenticato, a te, eh? Agnelletta, mi rivivo, ta head leco. Isto, da nostri denastio, dentro, che dai, doca. Sì, so perché è arrivato il diluvio io, diluvio. E il diluvio legno già perché io ho riempito la tesserina con i bollini delle bestemmie. Te ti dico, sì, tutti i giorni mi tocca saraccare a me, tutti i giorni, con il bioarchitetto. Sì, adesso non è più architetto normale, è il bioarchitetto, eh? Agnelletto tutti i mattini, lui è là, là, lui là, ven da me, lui è là, là, è ven, lui de là e ven da me. Boom! Al ven che, e a me ho il muro, sono lì che sto tirando sul muro, e se capisce me anche in altri paesi, andare a mangiare me le orecchie, la televisione, ma che fa il muro che fa il muro, oh, sto, so. Ma so che fu il muro, viene di lui, l'architetto mi fa, non bisogna più usare quella malta con i reagenti chimici. Oggi, secondo la bioarchitettura, i nuovi requisiti del Feng Shui vanno usati dei calce naturale, terra nuda e calce con la casina, vuol dire, fa riassunto? Non mi ha capito niente, ma non t'aetco i sentimenti, che deve te. Pissuna. Mi gode che lui le lama a me, e mi gode, senta, allora la terra nuda ci metto la sua testa dentro che la ero al culo che parcheggia la mountain bike. E poi ho detto un'altra roba, ricordi bene che me non so cos'è la caseina, se me lo spiega lei, fa la caseina è una calce fatta con il formaggio. Ah, ho capito. Allora fui muri adesso con la calce col formaggio dentro. E poi le pantegane le tira giù lei la sera che ciucciano il muro, eh? Deficiente barbuma e asauma, caco hemia. Isto. Ma lui là e mi son che. Sono dietro a tirare l'isolante. L'isolante per chi fa le case è il catrame che metti sul tetto. Sono lì che tiro l'isolante al catrame, al mia lui là, al mia lui là, ma è alla me, ma alla me ma fa. Al mar da me, al mar da me, ma al mar. Grazie. Mi guarda a me e mi fa. Non si usa più quell'isolante lì adesso, ci vuole la cera d'api per i tetti. Scusa un attimo, allora facciamo i muri per Topo Gigio, il tetto per la Pemaia. Stiamo facendo una casa o il castello di deficienti di Gardaland? No, voglio saperlo prima. Todaro. Sono lì che faccio il tetto. Quando io faccio il tetto, è un po' una mia cosa, un mio sogno infantile, vedendo il mio papà che faceva il mirador. Quando faccio il tetto metto le tegole come vestire il prepuzio della casa, ma con le mansarde diventa il glande, il corpo e l'erezione del palazzo che finisce nei box con i maroni e la grondaia, lo scroto della casa. Visto un momento onirico, scusate, ma... Boh, un momento in sita. Ma quando vedi andare in palazzo mi va su proprio in... C'ho un'erezione, morale, sono lì che metto le tegole, che è una fase delicata, metto le tegole e lui arriva lì là, al ven l'architetto, al bioarchitetto, fa no, lì bisogna mettere il cotto fiorentino. E perché non mettiamo il crudo di Parma, godè? E anche un po' di magatello, due fette di bresaola. Ma godè, ah, ma per piacere, l'unica pietra per fare i tetti, la so, a me qual è? L'unica pietra è l'ardesia bergamasca, l'unica pietra che la gai coglioni. L'ardesia te la metta lì, alla stahe come lì. Come una lastra, la ciuccia al calore, la prende il calore dalla mattina, alle 6:30 al sole, e a mezzogiorno, alla cajajera, lo butta fuori e diventa una piastra rovente. Lui è il calvento della migrazione, alla Samia. Allora, fiducioso, pone le ciampette e crac crac è pronto per la polenta. In 2 minuti. Sì. La settimana passata mi sono inciucciato 4 gufi, un cavaliere d'Italia, purtroppo quello sbagliato, e tre rondoni del tetto, e anche una parabolica, che mi hanno detto che era un'antenna, ma l'anno dopo mi ha inciucciato tutto, sembrava uno spiadino. E morale, adesso non mi ha fatto neanche peso, mi attacco al televisore, guardo il campanile e vedo tele più senza il decoder. La mia problema per me. Il problema è che me, isto da nostri danaschi, porta dentro, dum. Me ma lei viene 4 di mattina, mi alzo alle 4 di mattina, vado a prendere gli altri compagni di lavoro col transit, vado a prendere Gino, al Romeo, al Franco, il Mohamed, ho preso un egiziano. Sì, non guardo in faccia la razza a me, non mi interessa, non sono razzista, basta che Laura cazzo fa il qui ansita, per me va bene stesso. E poi ci capiamo bene, lui la mattina fa, ci capiamo bene, benissimo. È la lingua uguale. Sì.
Ogni tanto anche ai suoi momenti, alla venire di altre, ma fa. Dovrei andare a vedere Al Jazeera, fa la mia sira, le mie dita, taste che. Tagliata la sira a vedere Al Jazeera, la mia sira. E poi guarda, ma un giorno mi viene lì e mi fa, sono un po' debole, fa, ego dea, Mohamed, allora, com'è questa roba qua? E cosa c'hai? Fa, c'ho il Ramadan. E fa, anche io c'ho il raffreddore, ma lavoro lo stesso, gli ho detto, non è che. Allora, già che c'hai sto Ramadan che sono mia saletta, vieni indietro al transit con la bicicletta da Dalmine a Milano, ti vedi che ti arrivi a 30 km al Venzocca, sembra cipe ciò quando vai sul ponteggio. Gavani gambè da solo. Me alla mattina accompagna anche la piccolina, la mia bambinina, la piccolina, l'ultima, Malta. Chiamata Malta perché col fratellino Ciment quando giocano insieme non li stacchi più. La piccolina la porto all'asilo alle 4, alle 4 la pianto là davanti al nido. E beh, mi dico, andai via, devo essere a Milano alle 6. Poi lei è brava, gli ho regalato una betonierina, lei la disnietta nel sito, la talà, e ha già riparato 3 marciapiedi e 4... E 4 arredi urbani, la fai anche la base per la panchina. La suora è contenta, cammurà una volta una gamba, l'andava via prima. La brava, una bella manualità quella bambina lì. Ma arrivo giù, praticamente, ogni giù a Milano, arrivo alle 6.45, io sono in cantiere puntuale, l'architetto è il gamia, no, lui è là, lui è là, no. Me con calama, lui è gamia là, lui è là. No, me sono là, lui no. Perché l'architetto si alza alle 9.30, sì. Perché ha detto che fa il tai chi. Il saluto al sole. E me godè, salven con me, al fofami il saluto al sole. Saluto mal sole, deficiente. Che ti muro dentro a te. Sto da notte, ma fanno anche altra sera che la televisione. Allora, che è la televisione? Sto da notte, sto. Astio. Ben morale, e me godì, al saluto al sole, poi va a fare lo spinning. Ma dica che andiamo in palestra, nel Valluca, la siamo a spinning, che avanza una bicicletta, che avuce in tutto il dì con la musica. E la bici non si muove, se non gli metti la ruotina, la va mia avanti neanche di un ghello, neanche di un centimetro. E urlano sempre, ma spinning, de allora! Lui fa, ma io ho il cardiofrequenzimetro, picchetta è per il chilo, gode me, cardiofrequenzimetro. Che sporda deficiente, qui in cantiere te fa fame, alta che la spinning, ta esce qua terca, dopo ta voce da bu. Neanche. Sì, ma morale è dura far capire alla gente cos'è il lavoro. L'architetto ven lì e mi dice, ah guardi, quel muro lì che avete fatto oggi arriva alle 4:30 di pomeriggio con la bretella e una medaglietta dal cicciu qua. Un cicciu qui un reg grand, me come ha capisci chi è, un suo parente. Viene lì, quel muro va tolto, perché secondo il Feng Shui, disciplina orientale, toglie il rapporto luce-spazio. Amico dice, invece di togliere il muro che attacca con quel cavo corrente 380 metropolitana ai suoi coglioni e fa la loggia una vivente tutto il giorno, Ali a Bajura i 40 coglioni messo là in mezzo, non è meglio che togliere un muro che hai lavorato la mattina col Mohamed tutto il deme? E sono fai anche ansietà? Pota l'otterle che a parlare, sì, ma è dura. Quella roba del cicciù ha contagiato tutti, anche il mio muratore, il Romeo, che è un pitbull, è una bestia quel ragazzo lì. L'abbiamo chiamato Crick, perché quando si è sbiuso alla rueda dal transit, lui lo prende in scossa, lo mette qua e coi denti toglie i bulloni e la cambia. Una bestia di uomo. Beh, Romeo, un dio, viene lì e mi parla, mi fa, Elvio, devo parlarti, quindi lavorando però, Romeo, perché io non mi fermo. E lui fa, ma no, c'è un problema profondo. E allora conta su. E mi dice, il problema è che mi sento, c'è un piccolo Buddha dentro di me. E mi dice, no, allora è un problema davvero, scusami. Perché non vai a farlo togliere? Magari è benigno. Cosa? E lui mi guarda, fa, non hai capito, sono diventato buddista perché voglio sentirmi più vicino al Dio. E allora fa un bel mestego, vai su, che ci sono un po' di tegole da spacchettare. Me le mandi giù col bindello del 12, vedi che in 10 minuti sei molto vicino al Dio. Dalle saracche che tiri viene giù lui a prenderti. Vabbè, sì. Neanche a me che lavori da vintà col cicciù adesso, ma neanche. Al cicciù, canto me al cicciù, sì. 20 anni da lavoro con Cuyancita, ma anche è cambiato tutto adesso da arrivare alla storia del cicciù. Prima da mangiare faceva per tutti la mia fonna, la Lina, faceva una bella cariola la mattina che caricavamo sul transito di polenta con una coscia di maiale dentro, 5 kg di verze, 2 badilate di zola e 4 rondoni tritati a velo per una dieta bilanciata. Adesso non piace più a nessuno quella roba lì, nessuno la mangia. Il Mohamed ha detto, gli abbiamo sempre raccontato su che era pollo. Ha detto, l'avete allevato dove? Il Jurassic Park, cos'è un velociraptor quello lì? E ho detto, maiale non lo voglio mangiare, mangia il nota taranja, così. Morale, le dura anche in casa. In casa è uno stilicidio. Ho detto stilicidio, un parolone. Va bene. Beh, morale, mego di. No, però anche a te che ti la maniera lì che narde, che una volta mi devi parlare con te, e te, ma è la mangiare il chilo per me, alla mia la maniera, la mia sei simio. Non so che cosa gli ho detto. Ora mai l'andà. Mia moglie, la mia signora, andava a fare i sifoni.